È stato fermato a Firenze poco prima di salire su di un autobus diretto in Romania, dove avrebbe presumibilmente fatto perdere le proprie tracce l'uomo accusato di essere il mandante della rapina, Silvio Gelli. L'anziano ebanista, malato di cuore, morì nei primi giorni di aprile a seguito di un malore. Il 93enne pistoiese, lo scorso 16 febbraio, fu assalito in casa con la figlia da tre uomini, fuggiti portando via del denaro, circa 4.000 euro, e dei gioielli. In manette oggi è finito Mures Brateanu, 31enne rumeno, pregiudicato. L'uomo è stato rintracciato dal personale della squadra mobile della questura, affiancata da uomini della Polfer del capoluogo toscano. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Claudio Currelli, hanno identificato nell'uomo la mente del colpo. Secondo gli investigatori, infatti, era a conoscenza delle abitudini di Gelli. Poco dopo la rapina, la mobile aveva fermato altri tre cittadini rumeni, tutti senza fissa dimora ma da tempo residenti in città, ritenendoli gli autori materiali della rapina. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, i tre, con indosso caschi integrali, sfondata la porta della casa di Gelli in via Frosini, sotto la minaccia di un coltello costrinsero l'ebanista a consegnargli il denaro, rinchiudendolo poi con la figlia nel bagno di casa. A seguito dell'eccesso di Gelli, sono ora in corso approfondimenti investigativi da parte del personale della squadra mobile di Pistoia per accertare l'eventuale responsabilità degli arrestati anche per questo evento.